Passiamo al secondo esercizio nella lista, che poi sarebbe il numero 4 nel file che vi ho fornito. Abbiamo una particella alfa, ovvero un nucleo di iodio 4 che ha un numero atomico 2 e una massa atomica 4, completamente ionizzato, che si muove in un campo elettrico uniforme, spostandosi tra due punti distanti 4,5 mm. La velocità iniziale della particella alfa vale 6 e 9 per 10 alla 3 metri su secondi, mentre quella finale vale 1,4 per 10 alla 4 metri su secondi. Possiamo quindi notare che la particella viene accelerata. Dobbiamo calcolare la differenza di potenziale tra il punto di partenza e quello di arrivo, come prima cosa. E come seconda cosa, sapendo che l'intensità del campo elettrico vale 450 volt su metri, dobbiamo determinare l'angolo formato dai vettori campo elettrico e dal vettore spostamento delta S. Quindi vettori campo elettrico e spostamento. Allora, occupiamoci prima della differenza di potenziale. Le informazioni in nostro possesso sono, a parte le caratteristiche della particella alfa, che ha una massa atomica 4, quindi la massa in chilogrammi è 4 volte l'unità di massa atomica. Sappiamo anche che ha una carica 2, ovvero una carica che è pari a 2 volte la carica elementare. Sappiamo anche che si muove tra due punti che hanno una distanza prefissata di 4,5 mm e inoltre conosciamo i valori iniziale e finale della velocità. Dobbiamo calcolare la differenza di potenziale tra il punto di partenza e quello di arrivo. Allora, procediamo. Dovendo calcolare la differenza di potenziale, quindi se il punto di partenza è A e il punto di arrivo è B, la distanza fra questi due punti, abbiamo detto, è stata fissata in 4,5 mm. Noi non scriviamo il valore numerico per adesso, sappiamo soltanto che la stiamo indicando con D. Ora sappiamo anche qual è il valore V con A della velocità della particella nel punto A e qual è il valore V con B della stessa particella nel punto B. Conosciamo la massa della particella alfa, conosciamo la carica che è pari a 2 volte la carica elementare. La massa della particella alfa, diciamo che con buona approssimazione, è 4 volte l'unità di massa atomica. Ora vi ricordo che l'unità di massa atomica è pari a 1,66 per 10 alla meno 27 kg a tre cifre significative, mentre la carica elementare è pari a 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb, 4 cifre significative, oppure 1,60 a 3 cifre significative. Detto questo, visto che conosciamo i valori delle velocità iniziale e finale, possiamo determinare la variazione di energia cinetica subita da questa particella, cioè delta K uguale k finale meno k iniziale è data da 1 mezzo la massa della particella alfa per la velocità finale al quadrato meno 1 mezzo massa della particella alfa per la velocità iniziale al quadrato. Poiché la particella è sottoposta soltanto all'azione del campo elettrico uniforme, di cui per il momento non specifichiamo la direzione, campo elettrico uniforme vuol dire che possiamo utilizzare una relazione molto semplice per calcolare poi il potenziale, però per il momento occupiamoci dell'aspetto energetico. Sappiamo che la variazione dell'energia cinetica è legata alla variazione dell'energia potenziale. Infatti sappiamo che se agiscono soltanto forze conservative, la variazione di energia cinetica sommata alla variazione di energia potenziale deve dare 0. Per cui sappiamo che con i dati in nostro possesso, velocità e massa, siamo in grado di calcolare la variazione di energia potenziale come meno la variazione di energia cinetica, e su questo possiamo lavorare numericamente. Abbiamo tutti i dati per calcolare numericamente delta U. Ora sappiamo che la variazione del potenziale, quindi delta V, è legata alla variazione di energia potenziale dal valore della carica, cioè delta V è dato da delta U fratto la carica, ovvero delta U fratto 2 volte la carica elementare. Quindi significa che la differenza di potenziale delta V è pari a, abbiamo detto, delta U fratto 2 volte la carica elementare, quindi meno delta K fratto 2 volte la carica elementare. Con i dati in nostro possesso siamo quindi in grado di calcolare delta V. Qua possiamo scrivere esplicitamente meno un mezzo massa per velocità finale
finale al quadrato meno un mezzo massa per velocità iniziale al quadrato, tutto diviso per 2 volte la carica elementare. E quindi possiamo mettere in evidenza un mezzo per la massa. Quindi abbiamo meno un mezzo m alfa fratto 2 per v con b al quadrato meno v con a al quadrato. E ancora, abbiamo detto che la massa della particella alfa è 4 volte l'unità di massa atomica. Inoltre, il segno meno possiamo portarlo dentro la parentesi cambiando di segno v con b e v con a, per cui abbiamo 2, 2, quindi abbiamo 2, 2 che diventa 4, m alfa è 4 volte l'unità di massa atomica, e sotto abbiamo 4 volte la carica elementare. E qui compare v con a al quadrato meno v con b al quadrato. Semplificando il 4 che è comparso sopra e sotto, otteniamo unità di massa atomica fratto la carica elementare per V con A al quadrato meno V con B al quadrato. Quindi possiamo riassumere la differenza di energia potenziale, che è anche esprimibile in modo più esplicito come V con B meno V con A, è data da U su E per V al quadrato meno VB al quadrato. Lo riportiamo in un'altra pagina. V con B meno V con A, dove V maiuscolo indica il potenziale, mentre V minuscolo in corsivo indica la velocità. È pari, abbiamo detto, a U diviso E, U unità di massa atomica fratto carica elementare per V con A al quadrato meno V con B al quadrato. Possiamo subito notare, guardando i dati dell'esercizio, che la velocità iniziale, 6 e 9 per 10 alla 3 metri al secondo, è inferiore rispetto alla velocità finale, quindi la velocità sta aumentando. Per cui, riportandoci all'esercizio, se la velocità iniziale è minore della velocità finale, possiamo dedurre che questa differenza è certamente minore di 0, il che significa che il potenziale finale è minore del potenziale iniziale, quindi la particella alfa si sta spostando verso punti a potenziale più basso, come diciamo naturale per una particella lasciata libera di muoversi che abbia carica positiva in un campo elettrico. Detto questo, possiamo procedere alla seconda parte dell'esercizio. Rivediamo nel testo. Sapendo che l'intensità del campo elettrico vale 450 volt su metri, determina l'angolo formato dai vettori campo elettrico e spostamento. Ricordiamoci che l'ipotesi che il campo elettrico sia uniforme, ipotesi che fino adesso non abbiamo utilizzato. Ci serve adesso per poter fare proprio un calcolo basandoci sulla relazione fra campo elettrico e potenziale. E allora, noi sappiamo che in un campo elettrico uniforme la differenza di potenziale V con B meno V con A è data da meno il prodotto scalare tra il campo elettrico e il vettore spostamento delta S. Questo può essere esplicitato come meno intensità del campo elettrico per il modulo dello spostamento per il coseno dell'angolo formato tra i due vettori. Questo ci permette rapidamente di calcolare l'intensità del campo elettrico, oppure lo spostamento, oppure ancora il coseno dell'angolo, conoscendo le altre informazioni e conoscendo la differenza di potenziale. Nel nostro caso dobbiamo risolvere rispetto al coseno dell'angolo, quindi abbiamo coseno dell'angolo uguale V con B meno V con A diviso meno E per delta S presi come moduli. Il segno meno lo portiamo al numeratore e cambiamo di posto V con A e V con B, e abbiamo così differenza V con A meno V con B fratto intensità del campo per delta S. E volendo sostituire l'espressione della differenza di potenziale, abbiamo che per il coseno di alfa l'espressione V con A meno V con B fratto l'intensità del campo elettrico che è presente tra i nostri dati. Campo elettrico vale 450 volt su metri, e al posto del delta S mettiamo il valore che conosciamo, mentre, scusate, era inutile questo passaggio scritto così,
dobbiamo sostituire l'espressione della differenza di potenziale, cioè U fratto E per V con A al quadrato meno V con B al quadrato, tutto diviso l'intensità del campo per lo spazio percorso. Anche questo è un dato del problema, lo spazio percorso è presente qui, 4,5 mm. Ovviamente sappiamo già che questo risultato è minore di zero, l'abbiamo osservato prima, e in effetti c'è un piccolo errore perché V con B meno V con A è espresso da V minuscolo A meno V minuscolo B, quindi dobbiamo un attimo apportare una correzione che si rivelerà una correzione anche sul segno, qui dobbiamo scambiare di posto. V con B e V con A, quindi questo risultato in realtà è maggiore di 0, il che significa, se il coseno è positivo, che l'angolo può essere compreso tra 0 e pi greco mezzi, oppure tra 3 pi greco mezzi e 2 pi greco. È chiaro che poiché quando parliamo dell'angolo formato dai due vettori ce n'è sempre uno convesso e uno concavo, a noi interessa esprimere uno solo dei due, quindi questa è la soluzione per quello convesso, per cui l'angolo è certamente compreso tra 0 e pi greco mezzi e può essere estratto semplicemente con la funzione arcoscoseno. Bisogna ovviamente controllare, affinché questo sia vero, che il risultato di questa espressione sia effettivamente accettabile come risultato di un coseno, cioè dovrebbe essere minore o uguale a 1, essendo già maggiore di 0, quindi controlliamo che questo sia effettivamente così. Per quanto riguarda i calcoli numerici, li lascio a voi.